Complimenti, cominci bene, dai. Acqua, chi ha tolto l'acqua? Ma non ti vergogni. Delle volte sei più piccolo di tuo figlio. Ecco ragazzi, questa è la nostra nuova casa. Se qualcuno ne vuole un goccio, si faccia vivo. Domani tu vai all'Inps. Io all'Inps sono andato oggi. Sei vivo! Allora, qui si è aperto un dibattito su Billy Elliot, come dico io, e Billy Elliot. Comunque, insomma, c'è questo debutto al Teatro Sistina, regia di Massimo Piparo, che salutiamo, dal 13 aprile. Che avventura è? Beh, è una storia meravigliosa. Chi si ricorda il film, si ricorda che era un film trascinante e lo spettacolo teatrale, che già presentato a Londra, eccetera, eccetera, è straordinario, perché c'è una esplosione di energia. Tu parlavi prima con la signora ottantenne che faceva appunto, preparava, e quindi è la passione. Ecco, qui è la passione di un ragazzino di 11 anni che vuole fare il ballerino. Non c'è niente di meglio che scoprire in ragazzini così piccoli una passione, certo, e assecondarla. Però in questo caso lui deve un po' imporsi col padre, una famiglia riottosa. Tu sei proprio il papà che dice di no al sogno di diventare ballerino. Esattamente, questo perché vabbè, sono anche un minatore, c'è anche l'atmosfera cupa di quegli anni, una lotta molto dura contro la Thatcher di tutti questi minatori. Io sono molto sindacalizzato, quindi anche molto impegnato in quella lotta, e quindi capisco meno questa sua fuga verso il balletto. Ma la cosa interessante del mio personaggio è che poi nel corso del tempo la passione per il balletto contagirà anche me, non perché io diventerò un esperto di balletto, ma vedrò nel figlio, in questo suo desiderio, un desiderio, un sogno che deve realizzare. La stessa cosa che ho fatto io quando l'ho visto al Medico in Famiglia. Avevo la passione per la recitazione e mi sono innamorato. Certo, di Giulio. Così, ma ci sarà un nuovo seguito di questa serie così amata? Io non ne so niente, voglio dire. Sono peggio dei reali inglesi, so proprio zero. Zero. Non posso dire niente. E non chiedi neanche il cachet. Ma stai dicendo Medico in Famiglia? Sì. Beh, no. Una serie insomma, che ha avuto... Sì, certo, però io penso era che Carlo poi... Biggs. Bisogna cambiare. Ma c'è anche un tempo fisiologico per una serie. È stata per tanti anni, io sono strafelice di averla fatta, ma diciamo Citalo, che... Citalo, Carlo Bixio. Perché non c'è più. Però io penso che il bello di essere Bixio, artista produttore, come te, di averci regalato tanti personaggi televisivi, al cinema e anche l'avventura teatrale, io penso che sia proprio sfidante, no? E anche la passione di cambiare e mettersi in gioco ogni volta. Certo, poi il teatro è proprio questa palestra continua che ti dà, ma dà tanta energia allo spettacolo, oltre a essere, e anche c'ha dei momenti anche poetici e anche un po' di riflessioni anche sull'adolescenza, sui bambini piccoli, sulle, certo, insomma, i primi passi, diciamo così, certo, alla scoperta della vita. Quindi con tutte le difficoltà che ci sono e anche con tutte le incertezze che ci possono essere in adolescenza. Verremo comunque a vedere Billy Elliot al Sistina, perché io non l'ho mai visto nella allora vieni. Nella versione teatrale.